Ciao, in questo video voglio mostrarti 4 modi per utilizzare una funzione nei fogli di Google che ti consentiranno di effettuare i tuoi calcoli anche senza mettere mano alla tastiera. Ti potranno essere utili per velocizzare le tue attività. Per praticità utilizzerò la funzione somma negli esempi. Di sicuro avrai già avuto modo di provarla sui fogli di Google o nei file Excel ed il suo scopo è decisamente intuitivo. In questo tab ho un ipotetico elenco di entrate e spese mensili. Se volessi applicare la funzione somma per conoscere il valore complessivo delle entrate, il passaggio più comune che molti fanno è quello di scrivere la funzione direttamente all'interno della cella desiderata. Uguale, somma, apro parentesi, seleziono il range di celle di interesse e premo invio. Esistono tuttavia altri metodi per ottenere il risultato che sono meno soggetti ad errore umano in quanto evitano qualsiasi forma di scrittura. Per questa ed altre funzioni base potrai cliccare su Esplora nell'elemento in basso a destra. Si aprirà una barra laterale. Selezionando il range di celle da sommare compariranno alcune formule preconfigurate, tra le quali appunto la somma. Basterà trascinare quel campo nella cella desiderata e apparirà il totale. Stesso risultato visto in precedenza, ma ottenuto con il drag and drop, senza bisogno di scrivere niente sulla tastiera. Altro modo per ottenere la somma senza digitare alcun carattere lo si può ottenere posizionando il cursore nella cella dove si vuole che compaia il risultato, per poi cliccare sull'icona delle funzioni. Non deve trarre in inganno il simbolo della sommatoria, poiché dalla combo box che si espande è possibile selezionare qualsiasi tra le funzioni disponibili. E nel nostro caso, cliccare su somma. A questo punto basterà selezionare il range di interesse e premere invio. Oppure, se non vuoi proprio toccare minimamente la tastiera, dopo la selezione dell'intervallo di celle è possibile cliccare nella casella dedicata al nome della cella ed il totale comparirà. La stessa identica procedura può essere effettuata anziché dall'icona delle funzioni dal menu Inserisci funzione e il combo box che si aprirà sarà il medesimo appena visto. Nei prossimi video vedremo le funzioni più utilizzate come Import Range, Cercavert, Filter, Query, Date, Condizioni e come applicarle a casi reali. Lasciami un commento per qualsiasi dubbio, curiosità o suggerimento sulle formule dei fogli di Google e ci vediamo al prossimo video. Ciao!